come ce le facevano imparare? 2 per 1, 2, 2 per 2, 4. Ora però risolvete a mente questa operazione. Quanto fa 154 diviso 4? Il calcolo non si apprende come impariamo le tabelline. Per imparare le tabelline utilizziamo la memoria fonologica, ovvero quel tipo di memoria che utilizziamo per ricordare i suoni quando leggiamo. Invece per operare con i calcoli abbiamo bisogno di utilizzare una molteplice varietà di strategie, come le strategie di composizione e scomposizione di fattori, di arrotondamenti alla decina e così via. Oggi parliamo di un disturbo specifico di apprendimento che riguarda l'abilità di numero e di calcolo, chiamato discalculia. Come per tutti quanti gli altri disturbi specifici dell'apprendimento, anche la discalculia è un disturbo evolutivo. Scientifica ha evidenziato due diversi profili di discalculia. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, facciamo prima un'importante premessa. Lo studioso Brian Butterworth è stato uno dei primi a parlare di cecità al numero. Secondo questo studioso, ciascuno di noi nasce con un'intelligenza numerica basale, ovvero con la capacità di poter intelligere, rappresentarsi, pensare alla quantità numerica. Butterworth afferma che come ci sono delle persone che nascono con una cecità per i colori, le cosiddette persone daltoniche, ci sono delle persone che nascono con una cecità al numero. Dunque, così come siamo tutti quanti predisposti a poter percepire i colori, saremo tutti quanti predisposti fin dalla nascita a percepire e a rappresentarci le quantità numeriche. Butterworth sostiene che il genoma umano è caratterizzato da alcuni circuiti cerebrali molto specializzati che sono appunto chiamati moduli numerici. In letteratura abbiamo molteplici studi che sono stati fatti anche sui neonati che dimostrano che fin da piccolissimi noi abbiamo una grandissima sensibilità per il numero. Riescono in modo immediato a percepire visivamente la quantità numerica di un insieme. Per di più, alcuni studi scientifici dimostrano come bambini di 5-6 mesi riescono a compiere piccole operazioni additive e sottrattive. Butterworth afferma che ciò che rende uniche le capacità numeriche umane è lo sviluppo e la trasmissione culturale che non fa altro che ampliare le capacità dei nostri moduli numerici. Dunque ci rendiamo conto come siamo tutti quanti noi predisposti fin dalla nascita a rappresentarci mentalmente le quantità numeriche. Dunque ci informano che abbiamo due diversi profili di discalculia a seconda del funzionamento neuropsicologico del bambino ragazzo. Una discalculia di tipo più profondo, che è appunto la cecità per i numeri, e una discalculia che invece riguarda le procedure esecutive di calcolo. Nella discalculia più grave, dunque quella più profonda, abbiamo un vero e proprio deficit in quelle che sono le componenti della strutturazione cognitiva dell'intelligenza numerica basale, per cui i bambini faticano anche nel riconoscere le quantità numeriche. Per esempio, se io gli chiedo di mettere in ordine diverse grandezze dal più piccolo al più grande o viceversa dal più grande al più piccolo, il bambino commette tantissimi errori. I bambini fanno fatica per esempio a capire anche se 2 è maggiore di 6 o 9 è più grande di 4. Lo IARD, che è l'Accademia Internazionale di Ricerca per i Disturbi dell'Apprendimento, ci informa che questa tipologia di discalculia è molto rara. Considerate che il 19,9% della popolazione scolastica in età evolutiva non presenta una discalculia, ma una difficoltà di apprendimento del calcolo, e quindi soltanto lo 0,5% presenta invece una discalculia. Il secondo profilo riguarda una debolezza delle procedure esecutive e di calcolo. In
particolare, qui possiamo ritrovare tutti i cosiddetti errori procedurali nella risoluzione delle quattro operazioni aritmetiche. Dunque, per esempio, fatica nel riuscire ad incolonnare bene i numeri, ad utilizzare adeguatamente il prestito, il riporto, oppure ancora ad operare con i numeri decimali. Nonostante le continue spiegazioni di come si svolgono anche le procedure scritte dell'addizione, della sottrazione, della moltiplicazione e divisione, il bambino continua a fare una grandissima quantità di errori. Spesso i bambini faticano anche nella lettura e scrittura dei numeri. Per esempio, io dico di scrivere il numero 6 e scrivono il numero 9. Oppure fanno fatica anche nel capire il valore posizionale della cifra all'interno del numero. Per esempio, dico scrivimi 1315 e il bambino scrive questo. Per esempio, nella moltiplicazione il segno per può essere appunto capovolto oppure invertito ed essere trascritto come il segno più dell'addizione. Questi bambini faticano anche nella memorizzazione delle tabelline, per cui c'è spesso associato un deficit di memoria fonologica. L'apprendimento del calcolo è dunque un processo molto complesso perché include sia competenze di natura verbale e sia competenze invece di natura numerica. Dell'Istituto Superiore di Sanità, la discalculia può essere diagnosticata soltanto alla fine della terza classe della scuola primaria. Questo perché bisogna dare il tempo ai bambini per poter operare con i numeri, automatizzarli e apprenderli. Conoscere le due tipologie e due profili di discalculia. Proprio perché questo ci consente di poter attivare una didattica individualizzata e personalizzata nel contesto scolastico sulla base della tipologia di errori che il bambino fa e a casa con lo specialista un potenziamento mirato. L'obiettivo è sempre quello di rendere autonomo il bambino nel suo processo di studio e dunque di dargli il tempo in più di cui necessita e gli strumenti compensativi previsti per legge che gli servono per poter apprendere. Non solo nel caso della discalculia, anche noi tutti i giorni utilizziamo spesso un valido strumento compensativo che è la calcolatrice. Capire se si tratta realmente di una discalculia evolutiva oppure invece siamo in presenza di una difficoltà di apprendimento del calcolo. Innanzitutto, quello che ci raccomandano gli studi del settore è quello di fare un breve periodo di potenziamento mirato. In genere si calcola un periodo di 3-6 mesi di potenziamento. Se la prestazione del bambino non migliora a seguito del potenziamento, molto probabilmente siamo in presenza di un disturbo evolutivo specifico di apprendimento del calcolo. Bene, spero che queste informazioni vi siano state utili. Non dimenticare di condividerle se sono state molto interessanti per te, perché potrebbero essere interessanti anche per altri. Grazie, ci vediamo al prossimo video, un saluto e